Buon pomeriggio a tutti. La PA che vorremmo, la PA semplificata, la PA trasparente, la PA digitale, nativamente digitale, riprende le proprie interviste di questo anno, del 2022, e questa è proprio la prima intervista che terremo su una tematica molto importante. Il tema che tratteremo è comuni e piano nazionale di ripresa e resilienza, semplificazione, trasformazione digitale e risorse umane. E avremo il piacere di avere con noi e di intervistare il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, delegato ANCI per la pubblica amministrazione, il personale e le relazioni sindacali. Io saluto il sindaco, ringrazio di essere con noi. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti, grazie professore di questo invito, buongiorno. Grazie di essere con noi perché, ripeto, il tema è veramente importante e direi, è un'affermazione che faccio prendendomi la totale responsabilità, una maggiore attenzione nei riguardi dei comuni da parte del PNRR sarebbe stata molto più utile ed efficace per alcune considerazioni che farò, se vuole anche considerazioni molto semplici. Io amo molto le considerazioni semplici. La prima è che i comuni costituiscono la rete istituzionale di questo paese, la rete socio-economica di questo paese, si occupano delle comunità locali e dello sviluppo delle comunità locali, articolo 3 del testo unico delle autonomie locali. E come tale, i comuni costituiscono il fondamento di tutto quello che si può fare in una comunità locale e nazionale, evidentemente. Il PNRR avrebbe dovuto dare maggiore attenzione ai comuni, non in quanto solo strutture burocratiche, strutture amministrative, strutture con micropolitica locale, ma soprattutto perché, ripeto, costituiscono una rete istituzionale, una rete organizzativa, una rete burocratica, una rete di amministrazioni, una rete di interconnessione di procedure, di dati e di amministrazioni. Cioè, a dire, senza i comuni diventa difficile fare qualsiasi tipo di interconnessione, anche informatica, voglio dire, anche informativa, anche di trasferimento dei dati. Possiamo pensare all'anagrafe nazionale che finalmente è stata digitalizzata e che quindi darà valore aggiunto a tutto questo discorso. Un'altra considerazione è che la trasformazione digitale richiede che le pubbliche amministrazioni diventino e operino come ecosistemi amministrativi digitali, nativamente digitali. Ecosistemi semplificati, trasparenti, in rete, ecosistemi perché si tratta di amministrazioni complesse comunque, perché basta pensare ai servizi che eroga un comune ogni giorno per rendersi conto della complessità dei servizi, della complessità dell'azione amministrativa, dell'impegno complessivo da parte degli amministratori pubblici e in primis da parte dei sindaci. Questo contesto però presenta delle criticità, a mio avviso, che vorrei mettere subito sul tavolo della discussione. E una delle criticità è quella di un ritardo almeno in due processi fondamentali: il processo della semplificazione amministrativa e l'altra criticità che corrisponde al fatto che noi gestiamo burocrazie comunali con modelli organizzativi un po' datati, cioè modelli organizzativi che non sono in linea con tutto quello che, per esempio, lo stesso PNRR richiede per sviluppare una serie di servizi e una serie di attività, ripeto, in rete. Quindi un profondo cambiamento organizzativo, un profondo cambiamento dei processi, procedurale, dei procedimenti, perché questo aiuterebbe
ancora di più il rapporto fra amministratori e cittadini, fra burocrazie locali e cittadini. Ecco, queste sono le considerazioni, Sindaco, che volevo fare in apertura di questo nostro incontro, e vorrei subito avviare questo nostro incontro, questa nostra intervista, con una domanda proprio sull'ANCI in particolare. Qual è la strategia dell'ANCI per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Ma innanzitutto diciamo che l'ANCI, come tutti, essendo il rappresentante in qualche modo di tutti i comuni italiani, tutti i sindaci, innanzitutto ha un atteggiamento che è quello di cogliere la sfida. Lo dico perché questo non è assolutamente scontato. Abbiamo battagliato per tanti anni per il superamento e l'eliminazione del patto di stabilità che ci impediva di effettuare gli investimenti. Ora che improvvisamente arrivano risorse che possiamo spendere, non stiamo qua a dire lo facciamo solo a certe condizioni, siamo qua a dire lo facciamo punto e basta. Poi ci sono un sacco di cose che non funzionano, dopo magari lo possiamo dire, però nonostante questo noi intanto approcciamo con l'idea di vogliamo essere i protagonisti, diciamo, vogliamo essere quelli che possono essere ricordati per aver speso tutto quello che si poteva spendere e facendo una spesa che sia di assoluta qualità, ecco, rispetto ai progetti. Avremmo preferito, come possiamo dire, nella logica proprio della distribuzione delle risorse, quindi dei bandi, avremmo preferito un approccio, come possiamo dire, trasversale, sistemico. Mi spiego, è difficile ristrutturare, o meglio, è facile ristrutturare un edificio, ma creare nuovo valore socio-economico passa molto spesso attraverso, non all'installazione di pannelli fotovoltaici, non attraverso il fatto che rifaccio la facciata, non attraverso il fatto che ho comprato gli arredi nuovi, ma attraverso il fatto che faccio un progetto complessivo in cui dico quell'immobile abbandonato ora lo ritrasformo e mi diventa, non so, una biblioteca, un luogo di incontro per gli studenti, per i ragazzi, eccetera, e questo passa attraverso efficientamento energetico, miglioramento sismico, acquisto di arredi e altre cose. Tradotto, noi preferiamo la logica dei bandi fatti sullo stile del bando periferie o rigenerazione urbana, che dir si voglia, perché quello vuol dire prendo una cosa che è abbandonata e degradata e lo ritrasformo mettendoci dentro del valore socio-economico. Faccio un esempio sempre molto semplice, però è vero. Quando hai tanti bandi, cioè io rischio sullo stesso stabile, in questo palazzo dove mi trovo adesso, si chiama Palazzo Rosso, la sede del municipio di Belluno, del comune di Belluno, io potrei partecipare ad un bando per mettere il fotovoltaico, ad un bando per rifare la facciata, ad un bando per il miglioramento sismico, poi magari ne vinco 2 su 3, devo fare dei progetti che si intersecano fra loro, c'è uno spreco di risorse enorme in questo e anche di tempo. Quindi sicuramente noi abbiamo una visione più, diciamo, sistemico, mettiamola così, nell'affrontare questa sfida. L'altro aspetto su cui stiamo lavorando moltissimo chiaramente è quello di cercare di avere un contesto nel quale abbiamo tutti gli strumenti per fare in modo che noi questa sfida la possiamo portare a termine fino in fondo. E qui comincia, diciamo, il sistema un po' a scricchiolare, perché, e lo dico senza polemica, non mi interessa, non è una questione di polemizzare, tanto è storia, quindi dobbiamo lavorare per migliorare, per superare i problemi che la storia ci ha lasciato. Noi dobbiamo ricordarci che abbiamo fatto 10 anni circa in cui i comuni non hanno potuto assumere, con un blocco del turnover al 100%, cioè se ne va uno e assumo 0, poi è diventato al 75%, per cui se ne vanno via in 4 e ne assumo 1, poi al 50%, e adesso è stato un po' superato questo aspetto, anche se con dei problemi che dopo diciamo. Ma il grande dramma è che con questa cura dimagrante non solo i comuni hanno ridotto in modo veramente enorme il proprio personale, si parla di un quarto del personale perso per strada, guardate che un quarto del personale perso, e intanto lo Stato ogni giorno ci dà un adempimento nuovo, magari non sono adempimenti esaltanti perché ci fanno compilare banche dati di cui non conosciamo neanche l'utilità alcune volte, però lo dobbiamo fare perché è un nostro obbligo, quindi la gente magari dice state là, passate solo, girate solo carte, facciamo quello che lo Stato ci richiede alcune volte, però voglio dire non solo abbiamo ridotto la manodopera, ma
questi passaggi, questo blocco del turnover e l'obbligo che avevamo di non assumere il sostituto comunque fino all'anno successivo in cui uno se andava in pensione io e il mio sostituto poteva essere preso dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Questo ha generato un drammatico calo delle nostre competenze, perché le persone che se ne sono andate in pensione se ne sono andate con 30-40 anni di esperienza in una certa materia e non hanno potuto trasmettere le loro conoscenze a chi subentrava. Io ho avuto più di un caso in cui mi veniva detto: guardate, abbiamo preso fior di laureati dell'università, sono arrivati bravissimi eccetera, per l'ufficio esproprio, poi è arrivato là e la prima cosa che mi ha detto: sindaco, io un esproprio non ho idea di come si faccia, cioè l'ho studiato su alcuni testi, poi praticamente non so cosa bisogna fare dal punto di vista di quali lettere mandare a chi, come, con quale. Questo ci ridiamo, però è un problema serio, perché quando non sai fare queste pratiche è molto difficile. Allora, dicevo, come ANCI stiamo lavorando a questo, perché molti comuni non possono assumere anche se hanno superato il blocco del turnover. Adesso c'è un rapporto tra la spesa e l'entrata di un ente che ti dice se puoi assumere del personale oppure no. Ma c'è un problema poi tecnico, e cioè, primo, che noi nel 2020-2021 abbiamo avuto un calo pauroso delle entrate a causa ovviamente del Covid, e l'altro è che per un errore, tra virgolette, tecnico, comuni molto virtuosi, che hanno le tasse particolarmente basse e che hanno sudato sangue per riuscire ad arrivare a questo risultato, hanno scoperto che dopo non possono più assumere perché sono troppo virtuosi, per un problema proprio di calcolo e di algoritmo, quindi ci sono dei problemi. Però ecco, il grosso dramma adesso che dobbiamo affrontare è quello della nostra capacità di poter scrivere i progetti per i bandi a cui dobbiamo partecipare, e quindi trovare risorse di personale che lo possano fare in deroga di fatto a tutti i limiti che ci sono, e qualcosa abbiamo ottenuto da parte del governo, noi di questo siamo ovviamente contenti e anzi lo dobbiamo assolutamente riconoscere. E poi dobbiamo essere in grado anche, dopo aver progettato, qualora dovessimo vincere le risorse, ovviamente dobbiamo essere in grado di arrivare a collaudare le nostre opere nel 2026, che è una corsa contro il tempo senza precedenti nel nostro paese. Nessuno ha mai fatto le opere pubbliche con una visione così corta, diciamo, dal punto di vista delle tempistiche, quindi per noi è una sfida pazzesca. E terminato questo, dobbiamo rendicontare tutto con delle procedure di rendicontazione tra le più complesse che ci sono, dove occorre personale assolutamente specializzato. Quindi, come ANCI, stiamo lavorando moltissimo, ecco, proprio al, come possiamo dire, stare un po' col fiato sul collo sullo Stato, per dire: guardate, ci dovete mettere però in condizione di, noi vogliamo la massima libertà possibile nel poter gestire le risorse umane, perché senza questo ovviamente non possiamo riuscire, insomma, a raggiungere questi obiettivi. Questa è una questione ovviamente estremamente difficile. Prima il professore toccava il tema dei modelli organizzativi, no? Dice molto datati i modelli organizzativi comunali. E questo è uno dei temi sicuramente difficili da affrontare, proprio per quel problema che dicevo, anche proprio per un problema anagrafico ormai dei nostri dipendenti, che quindi sono meno ricettivi anche alla, come possiamo dire, al cambiamento, no, dei modelli organizzativi, e noi siamo molto indietro, siamo un po', io dico sempre così, ancora un'impostazione quasi beberiana, no? del sistema e delle procedure che noi utilizziamo. Abbiamo fatto esperimenti anche di interessanti dal punto di vista organizzativo, modelli trasversali, no? In cui la piramide gerarchica viene sostituita con delle funzioni di tipo orizzontale, funziona piuttosto bene, però creare la cultura del lavoro di gruppo e del, come possiamo dire, dell'interesse al risultato anziché alla prestazione, questo richiede un sacco di anni. Quindi noi siamo sicuramente su questo veramente molto indietro, e non posso nascondere che il fatto che siano stati imposti per una decina, mi pare, di anni dei vincoli economici sulla spesa di formazione sia stato un dramma, cioè ci hanno impedito di formare i nostri dipendenti. Se noi dobbiamo essere più efficienti, più efficaci, con modelli organizzativi più moderni, dobbiamo anche fare la formazione dei nostri dipendenti, e invece ci veniva vietato. Questa è veramente una follia, a mio modo di vedere. Non c'è dubbio. Io concordo soprattutto con questo, col primo punto della strategia ANCI, cioè dire una visione sistemica. L'approccio attraverso una visione sistemica aiuterebbe moltissimo a prendere di petto i problemi
e a portarli avanti con estrema serenità, diciamo così, o con molto meno criticità possibile. Questo primo punto io lo legherei ai modelli anche organizzativi. Lei parlava appunto di risorse umane, diciamo, che sono state bloccate, ed è verissimo. Formazione senza soldi, perché in Italia si fanno le riforme senza danari, senza risorse finanziarie. È difficile fare riforme senza risorse finanziarie. Però, per esempio, in materia di organizzazione, un piccolo suggerimento potrebbe essere quello: io ho visionato, penso, 200 o 300 regolamenti di organizzazione di comuni, ne ho visti anche di regioni, province, eccetera, ma fermiamoci ai comuni. E non ho mai trovato, se non raramente, qualche cenno all'automazione, ma così dal punto di vista meccanico. Ma non ho mai trovato, diciamo, il modo, ecco, la visione sistemica che diceva lei, cioè il modello organizzativo quantomeno dovrebbe includere la gestione documentale in modalità nativamente digitale, dovrebbe includere il telelavoro, a prescindere dallo smart working, che non mi piace come denominazione inglese, ma è evidente che un modello organizzativo, se non viene regolamentato, lei sa meglio di me, se non è scritto da qualche parte, poi nessuno lo fa. E quindi potrebbe essere l'occasione buona da parte dell'ANCI, mi permetto di dare qualche suggerimento, di fare degli indirizzi, delle linee guida per come affrontare questo problema della modellistica organizzativa, senza imporre nessun modello rigido di organizzazione, ma dicendo che per costruire una certa organizzazione a norma, uno deve attenersi a dei principi, a dei criteri, in parte organizzativi, in parte tecnici, che permettono di creare poi dei modelli organizzativi moderni. Questo potrebbe essere un suggerimento, peraltro non costoso, perché si tratta di linee guida. Evidentemente rimane in piedi il vero problema che diceva lei prima, il problema di avere una visione sistemica anche per l'organizzazione e di fare formazione. Questi due temi sono strettamente legati tra di loro, e quindi è evidente che vanno affrontati unitariamente. Ora, mi colpì nell'ultimo convegno che io l'ho ascoltata, mi colpì una battuta che poi ho ripreso in un documento ufficiale che ho scritto, una sua osservazione molto concreta, ma vera, verissima anzi, e cioè non si possono fare progetti che non sono finanziati nella loro progettazione. Cioè la progettazione di un sistema dovrebbe far parte del piano, dei singoli progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo mi pare che non è stato ancora sciolto come problema, e quindi mi chiedo come si fa a fare un progetto senza risorse progettuali, anche finanziarie, per cui diventa poi difficile affrontare il tutto, ed è un po' come il capitone che si mangia la coda, cioè a dire che sì, poi in fin dei conti ai comuni i soldi gliel'abbiamo dati, o alle pubbliche amministrazioni i soldi ci sono stati, però poi alla fine non sono state formate le persone. Sì, possiamo fare anche i bandi che stiamo facendo adesso, ma io poi mi chiedo come si fa a fare la formazione di un esperto in PNRR partendo da zero, e cioè a dire, faccio l'esempio, che solo in materia di rendicontazione, per formare una risorsa in rendicontazione, ci vogliono almeno 6 mesi di formazione pesantissima. Figuriamoci poi per fare la formazione sui progetti, sulla gestione dei progetti, sulla direzione dei progetti, eccetera. A meno che non si decida che le amministrazioni pubbliche e quelle dei comuni si espropino di una loro funzione fondamentale, esternalizziamo tutto, e quindi possiamo benissimo fare un bando dove si dice tutti i soldi del PNRR vanno fuori, vanno a privati e l'amministrazione sta a guardare. È una battuta ovviamente che sto facendo, però questo che lei disse in questo convegno, mi pare alla fine di dicembre scorso, mi colpì e andai a verificare, non perché non credessi a lei, andai a verificare questo aspetto particolare della progettazione senza risorse. Effettivamente esiste questo tema.
che dovrebbe essere affrontato seriamente, se per esempio si vogliono poi coinvolgere i comuni fino in fondo in questa grande avventura, che è un'avventura fondamentale, perché se riusciamo a fare, come diceva lei prima, entro il 2026 tutta una serie di attività, evidentemente vuol dire che abbiamo imparato parecchio e quindi è un valore aggiunto per il futuro. Sì, assolutamente. Innanzitutto diciamo sulla questione della progettazione, questo è uno dei grandi drammi, cioè il fatto che non solo, professore, non abbiamo i soldi per progettare, quindi ci dicono presentate dei progetti meravigliosi e poi dopo se vengono finanziati tu hai soltanto 3 anni praticamente per realizzarli di fatto, ma devono ancora essere progettati effettivamente e dobbiamo trovare noi i soldi per pagare i progettisti, che è una follia se uno ci pensa, no? Sì. Io faccio un parcheggio multipiano sotterraneo, un parcheggio sotterraneo che mi risolverà i problemi della mobilità sostenibile, posso rendere un centro storico tutto pedonale, ma il progettista lo devo mettere io. Questo sono progettazioni che costano centinaia di migliaia di euro, sì, non sono sì. Una sciocchezza. Ma non c'è soltanto questo problema, ma aggiungo anche che fino a pochissimo tempo fa, e adesso sembra più o meno superato il concetto, ma non è così chiaro ancora, ma insomma dovrebbe essere ormai superato, c'era una norma che diceva che i comuni non possono affidare incarichi di progettazione se non hanno i soldi che finanziano l'intera opera. Quindi questo vuol dire che io non posso dare un incarico a un ingegnere per dire guarda comincia a prepararmi il progetto di questo ponte perché poi lo candidiamo in 3-4 bandi e così vediamo se riusciamo a trovare le risorse. Io questo non lo posso fare, non lo potrei fare, non lo posso fare. Poi si cerca di trovare degli escamotage, ma è una follia. Certo, la norma avrà un razio, probabilmente ci sarà stato un periodo in cui davano incarichi a tutti senza alcun criterio, alcuna razio, immagino io, non lo so, non c'ero, ma penso che sarà nato per quello. Però detto questo, si va come sempre da un estremo all'altro. Questo è uno dei temi che comunque ci preoccupa di più. Guardi, noi siamo in attesa del famoso finanziamento extra per finanziare i famosi progetti della rigenerazione urbana, su cui siamo tutti un po' arrabbiati perché ci era stato detto che li finanziavano tutti, poi non li hanno finanziati, poi è stato utilizzato un indicatore che ha creato delle disparità terrificanti tra comuni che sono assolutamente identici, eccetera, ma insomma, al di là di questo, da un lato siamo qui che chiediamo di sbloccare urgentemente questa situazione, perché se non ci danno i soldi subito e ce li danno a fine anno, non abbiamo i tempi per realizzare le opere, dall'altro siamo terrorizzati, perché il giorno in cui vedremo la bella notizia che dice sono finanziati, io smetterò di dormire perché saprò che il giorno dopo dovrò trovare un modo per finanziare dei progetti per i quali non ho i soldi, insomma, adesso onestamente. Quindi ci stiamo tutti un po' arrabattando, stiamo cercando veramente di trovare, per fortuna si dice che l'Italia è il paese delle idee e devo dire che nei comuni questa affermazione è forse moltiplicata, anche perché veramente ci troviamo un po' di idee su tutto, ecco, per trovare soluzioni a tutto. Ecco, l'occasione del PNRR è un'occasione in cui, per esempio, in molte amministrazioni si stanno creando dei gruppi di lavoro interni, talora anche affiancati da qualche esperto esterno, quando si riesce a pagarlo, quando si riesce ad averlo, e devo dire che è una delle esperienze, secondo me, su cui di fatto si fanno degli approfondimenti e delle esperienze proprio di una modalità diversa di lavoro, no? Una modalità più trasversale, più orientata all'obiettivo finale e meno orientata in qualche maniera alla prestazione lavorativa, anzi alla giornata di lavoro sostanzialmente. Questo è percepito come molto stimolante da una parte dei dipendenti, questa è una cosa molto importante, e poi c'è una parte che invece lo vive male, perché è abituato ad avere la sua modalità, no? Individuale, da catena di montaggio, mettiamola così. Non che la catena di montaggio non vada bene per alcune cose, ma chiaramente noi siamo di fronte oggi a una sfida che è completamente diversa. Quindi questo devo dire che è un banco di prova per noi abbastanza interessante per creare le basi di una visione organizzativa moderna e nuova. Così come lo è stato chiaramente il Covid, che ci ha fatto, come possiamo dire, ha fatto imparare improvvisamente a tutte quelle persone a cui io ho tentato in tutti i modi di far imparare l'utilizzo delle videoconferenze, delle webcam, delle modalità, e non era possibile, per fortuna, no, chiedo scusa, per guardando il bicchiere mezzo pieno, una necessità ci ha imposto di diventare digitalmente più moderni e performanti, quindi siamo riusciti e adesso finalmente si riesce anche a effettuare una serie di lavori
che credo saranno, che credo riusciranno ad aiutarci ad aumentare la qualità della nostra prestazione lavorativa. Cioè, ora stiamo acquisendo le competenze, anzi ormai le abbiamo acquisite, pian pianino questo lavoro su PNRR secondo me sta riorganizzando, ritrasformando in modo naturale i nostri processi e secondo me si sta avviando verso una visione un po' alternativa. Lei prima diceva la questione, diciamo così, delle, diciamo, digitalizzazioni, no, dei comuni che devono andare di pari passo ai regolamenti, di organizzazione, eccetera, è bellissimo questo. Lì le dico con sincerità, siamo veramente anni luce distanti da quello che avremmo dovuto fare fino adesso. Purtroppo ci sono state un sacco di problematiche prevalentemente legate, lo dico francamente, a questioni di fatto di investimento. C'è stato un momento in cui col patto di stabilità non era possibile acquistare attrezzature informatiche e fare grandi investimenti come invece avremmo dovuto fare, e quindi si destinavano i pochi soldi che c'erano alle strade, ai marciapiedi, agli asfalti, che tutti noi cittadini italiani vediamo pieni di buche, no? Perché era il famoso periodo, che non è ancora finito, ma in cui si diceva non è che il comune non vede la buca, è che avrebbe anche i soldi per tapparla, ma ci viene impedito di spendere i soldi per tapparla, che era questa un po' la situazione con il patto di stabilità. E dopo si è trasformato il problema economico-finanziario dei comuni da una impossibilità di investire su infrastrutture tecnologiche alla impossibilità adesso invece di acquisire di fatto servizi all'esterno di tipo per esempio informatico, che sono quelli che poi ci fanno girare le famose banche dati e queste cose qui. Cosa è successo in sintesi? È successo di fatto che probabilmente non avendo personale adeguato a fare certi tipi di lavori perché deve andare all'esterno e non avendo le risorse economiche per farlo, siamo rimasti fermi. E le faccio un esempio pratico, il terribile problema, è una bella opportunità, ma è un problema per i comuni, delle pratiche edilizie del 110%, il famoso bonus. Si sa che il cittadino che vuole fare questa pratica deve ottenere dal comune una serie di carteggi relativi, di pratiche relative alla propria immobile, e noi ci siamo trovati con una domanda cresciuta del 600-700% di richieste di accesso agli atti. Non abbiamo il personale per potervi fare fronte, e io neanche posso prendere un ingegnere e metterlo a fare le fotocopie, cioè, perché è una cosa che tanto non si può neanche fare, non ho questa flessibilità contrattuale per poter fare cose di questo genere, quindi è un grosso problema. Beh, ci sono comuni, per esempio mi pare che sia il comune di Bologna, che ancora un sacco di anni fa fece una informatizzazione e loro le pratiche edilizie ce le hanno online. Ma loro avevano ottenuto delle risorse da parte della Commissione Europea, se non sbaglio erano riusciti a fare questo tipo di lavoro, quindi ha fatto l'investimento quando effettivamente era il momento giusto per poi produrre degli effetti importanti anche dal punto di vista del riorientamento dei dipendenti in un'organizzazione, nei processi di organizzazione interna. Adesso noi invece dobbiamo fare questo e quello insieme, purtroppo, perché siamo in netto ritardo su questa perfettamente ragione. Però questa è un'occasione buona, quella della trasformazione digitale, perché inevitabilmente unisce l'aspetto organizzativo con l'aspetto procedurale e l'aspetto tecnico. Sono assolutamente d'accordo. Sì. E quindi bisogna per forza fare le cose assieme, quindi una procedura va semplificata, va digitalizzata e quindi va messa in opera. E non si può fare come è avvenuto finora, che compro l'applicativo sul mercato e l'applicativo viene fatto dalla società per una generalità di enti, non viene fatta su misura o dopo aver fatto la semplificazione del processo, perché all'informatico privato non interessa questo, è interesse dell'amministrazione pubblica quello di semplificare. E finora quindi siamo stati noi ad inseguire le ditte per acquistare prodotti che loro preconfezionavano e che spesso non erano neanche adeguati alle nostre esigenze, però mentre invece correttamente la logica dovrebbe essere quella inversa, e cioè il mio modello organizzativo e il mio sistema di procedure, intese come procedure amministrative, mi dà la necessità su cui costruisco quella che è l'architettura e l'architettura informatica, insomma, verissimo. E questa è la grande occasione, è questa, e c'è un rischio, professore, noi siamo preoccupati di questo, e cioè che non abbiamo più in casa quelle professionalità, diciamo, in grado di conoscere in modo adeguato come possiamo dire, costruire, no? La visione informatica complessiva che si attagli perfettamente alla dimensione organizzativa dell'ente. Avevamo grandi informatici, adesso è un po' cambiato il mondo e quindi vai sempre all'esterno e il rischio, come diceva lei professore, è alla fine che si cada a comprare un prodotto anziché una strategia complessiva.
Diciamo che, Sindaco, sulle osservazioni che ha fatto lei, mi permetto di dare un piccolo suggerimento, nel senso che si può fare ricorso anche alla gestione associata delle funzioni, soprattutto per i comuni piccoli, che sono migliaia, e che potrebbero sfruttare questa logica della gestione associata delle funzioni, a livello un po' diverso da come è stato fatto finora. Cioè a dire, io posso semplificare una procedura che con la benedizione anche dell'ANCI, può essere adottata a livello nazionale dai piccoli comuni perché è una procedura semplificata molto bene, perché è garantita dall'ANCI e perché permette di fare le cose con facilità. Ecco, forse la strada è anche questa, perché diventa difficile che un'applicazione alla fine poi venga, cioè è incredibile che migliaia di comuni comprino l'uso di usare degli applicativi che sono molto diversi tra di loro e la procedura la stessa. Vero, Questo è uno spreco di risorse anche finanziarie che potrebbero essere investite in modo diverso, per esempio su tutti i servizi online, articolo 7 del codice dell'amministrazione digitale, che è un obbligo per l'amministrazione fare i servizi online come lo fanno le banche e come lo fanno i privati, voglio dire. E quindi è chiaro che tutto questo è possibile se si congiungono le varie strade, semplificazione, riorganizzazione e digitalizzazione. Io suggerisco sempre di seguire quanto stabilisce l'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, che ha stabilito un sano principio logico: prima si semplifica e poi si digitalizza. Normalmente si fa il contrario, che non va bene perché poi le complicazioni dell'informatica sono ancora più forti di quelle burocratiche, perché dovrei poi modificare il software, dovrei eccetera, eccetera. E questo fatto su migliaia di enti diventa veramente un problema. Quindi io penso che anche qui l'ANCI potrebbe dare delle linee guida, degli indirizzi di carattere generale, d'accordo con la funzione pubblica, ma cogliendo l'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prima lei ha fatto riferimento a una serie di attività che poi non sono state portate a termine perché una complessità normativa, una anche irrazionalità del sistema delle norme ha creato delle condizioni di improcedibilità. In questo settore, lei si riferiva ai lavori pubblici, per esempio, anche alle pratiche del bonus, voglio dire il 110, era evidente che fatto una norma di questo tipo, uno avrebbe dovuto simulare e capire che migliaia e migliaia, se non milioni di cittadini avrebbero fatto ricorso al bonus. E quindi è chiaro che un elemento importante era la procedura e addirittura la digitalizzazione della procedura. Ecco, anche a livello nazionale vedo che il legislatore in materia fiscale ci siamo già meglio, tributaria e fiscale, ma del resto il legislatore fa le norme e poi alla fine non crea le condizioni per l'applicabilità delle norme stesse. E a volte l'applicabilità poggia su una banalità, tra virgolette, cioè la procedura definita, semplificata, che il legislatore stesso potrebbe offrire agli enti e agli amministratori pubblici per gestire quella norma. C'è una carenza di formazione, di cultura anche mi permetto di dire, nel Parlamento, nel legislatore, nel normatore, che poi alla fine pensa che la norma siano le quattro cose scritte, purtroppo a volte in modo complicato e poco chiaro. E poi alla fine non c'è nessuno strumento che viene messo a disposizione per portare avanti e applicare quella norma. Questo è Guardi, un elemento critico. certo, ma allora, diciamo, parto dal quesito scomodo, che è quello di dire qual è il problema, no? Se c'è una mancanza di cultura della pubblica amministrazione da parte del Parlamento, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che noi ci scontriamo normalmente su alcuni aspetti di carattere tecnico poi delle norme,
che sono degli aspetti tecnici che chiaramente non sono stati scritti da parlamentari, cioè nel senso ci saranno anche parlamentari super tecnici, ma insomma, loro svolgono un'attività, come possiamo dire, no? Orientata a costruire la volontà del legislatore, poi dopo la normazione di dettaglio è chiaro che viene dai tecnici. Allora io su questo porto sempre, quando mi si chiede questo, porto sempre un esempio molto banale, se vogliamo, è anche un po' ridicolo, però è la verità. Io avevo una scuola, la più grande scuola elementare della provincia di Belluno, che era, insomma, era chiusa perché c'era stato un crollo all'interno, tra l'altro un edificio storico, tutelato a livello nazionale, bellissimo, eccetera, eccetera, e non si riusciva a ristrutturarlo. E io ho girato tutta Roma, no, per cercare ovviamente di trovare finanziamenti, eccetera, finché un giorno, alla fine, insomma, arrivo, non dico in quale ufficio, e dico: guardate, io ho questa, e questi si appassionano, erano gentilissimi questi tecnici, hanno detto: per la miseria, no, questa cosa va fatta, le ho fatto delle foto, cioè, meravigliosa, dovete fare, dice: qual è il problema, come possiamo aiutarvi? Dico: guardi, non riesco perché appunto costa 6 milioni di euro ristrutturarla, eccetera, eccetera, e non posso, non so come fare. E mi fanno: ah, per la miseria, ma lei come è messo come bilancio? È negativo, c'ha problemi? Dico: no, dico, io ho un avanzo d'amministrazione di 10-12 milioni di euro. E questi mi fanno: e allora perché non la ristruttura? Dico: perché col patto di stabilità non lo posso fare. Davvero non lo può fare? E dico: non so, l'avete scritta voi la norma? Dico: non lo so, se non lo sapete voi. Dico: avevano scritto la norma che mi impediva di usare queste cose qua. Insomma, da questo episodio poi è uscito il caso, se ne è parlato, questo è quello, e arrivò una norma che esentava, tra virgolette, dal patto di stabilità una parte degli investimenti sull'edilizia scolastica. Non lo sapevano. Cioè, avevano scritto la norma sul patto di stabilità che ha bloccato miliardi di euro in tutto il paese, e i tecnici che l'hanno scritto non lo sapevano. Ma questo non è un capo d'accusa, non è questo. Il punto centrale è che non c'è questa permeabilità, mettiamola così, fra le strutture di carattere comunale e le problematiche di carattere comunale e le procedure di carattere comunale, e poi quella che è invece la struttura statale. Lo Stato guarda ad alcuni interessi complessivi e generali e emana delle norme, ma non ha la conoscenza minima di come queste norme poi dopo si riverberino in qualche modo, no, sul territorio. Quindi questo è uno dei problemi, ed è qui che interviene l'ANCI, cercando ogni volta di poter in qualche modo incidere per orientare in questo modo piuttosto che in quell'altro. Alcune volte ci riusciamo, alcune volte meno. Devo dire, il governo ultimamente ci sta dando molto aiuto, probabilmente con la sfida del PNRR si è resa conto che è bene ascoltarci e cercare di aiutarci, però non sempre così, e ogni tanto troviamo una specie di quasi di ostilità da parte di alcune strutture dello Stato. Parlo prevalentemente di strutture tecniche, che ci vive come se fossimo delle persone, no, che vogliono premere, che vogliono avere ragione a tutti i costi. Non è quello, cioè, cerchiamo di fare interesse alle nostre comunità. Quindi c'è un problema, secondo me, proprio di cultura, tra virgolette, no, di come funziona lo Stato nelle zone, nelle parti periferiche dello Stato, nei comuni, che alla fine vorrei ricordare comunque i comuni, che ogni tanto noi siamo vissuti sempre come un po' dei rompiscatole, però ricordiamoci che noi eroghiamo quasi il 90% dei servizi pubblici al cittadino, e lo facciamo col 7% del bilancio dello Stato. Insomma, quindi a un certo punto cerchiamo di darci da fare meglio che possiamo. Ecco, quindi questo sicuramente è un problema. E poi c'è un problema, secondo me, di, non voglio usare un termine errato, mi verrebbe da dire di sovrastrutture, mettiamola così, che si sono create, o comunque dei luoghi chiusi che si sono creati e che sono diventati ormai impossibili da superare. Guardi, non esiste ponte che è crollato e che va ricostruito a tempo di record, non esiste PNRR che tenga, non esiste emergenza nazionale che possa superare un parere di una sovrintendenza. Le sovrintendenze sono diventate, e non è che questo, le sovrintendenze fanno il loro lavoro, intendiamoci bene, nessuno li sta accusando di nulla, ma è diventato impossibile poter progettare e poter essere efficienti dal punto di vista, diciamo, delle opere pubbliche, perché ogni volta salta fuori qualcosa di nuovo che viene completamente bloccato. E questo è veramente un problema molto grosso. Pensi che molto spesso si fanno delle opere pubbliche che acquisiscono i pareri della sovrintendenza, e durante qualche sopralluogo a opera pubblica iniziata, se non quasi finito, capita che qualche sovrintendenza dica: ma come, avete fatto così? Dico: sì, il parere era questo, no, è sbagliato, bisogna rifare, questo va cambiato. E questo ci comporta il fatto, è successo anche a me, ho tenuto aperto un cantiere 2 anni di più,
ho pagato 200-300 mila euro in più per trovare soluzioni eccetera, per delle cose che non erano state valutate in origine. Nessuno può mettersi contro le sovrintendenze, perché poi dopo chiaramente se tu fai la battaglia legale con le sovrintendenze, poi ogni opera pubblica passerà dalla sovrintendenza, quindi non si deve fare. Però qui per esempio il processo di semplificazione a cui accennava il professore prima, e qui lo guardo diciamo più sulle responsabilità esterne, poi ne abbiamo anche noi sicuramente, però il processo di semplificazione a cui faceva riferimento prima il professore non può non passare anche da una presa di coscienza del fatto che occorra e la presenza di funzionari dello Stato che quando scrivono le norme conoscano i riflessi delle norme sul territorio, e la presa di coscienza del fatto che esistono alcuni uffici oggi che sono tra virgolette fuori controllo, cioè che non riusciamo a sormontare neppure in situazioni di emergenza. Questo è un grandissimo problema che va assolutamente affrontato. Ecco, questo nodo qui, peraltro, riallacciandoci al tema del PNRR, è una delle grandi preoccupazioni che ANCI continua a denunciare, e su questo ancora non abbiamo ricevuto risposta, perché la risposta finora è stata quelle sono le sovrintendenze, è difficile toccare questo tema. Ma lei deve immaginare, se io in 3 anni devo fare un ponte nuovo, come posso fare se poi la sovrintendenza comincia a dire no, lo voglio un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' più alto, un po' più basso, un po' più verde, un po' meno verde. Diventa veramente complicato, se non impossibile. Ebbene, prima abbiamo toccato diverse volte il tema delle risorse umane, che è inevitabile ovviamente in tutte le organizzazioni. Come va la questione del reclutamento oggi? Le norme sul reclutamento appaiono utili in questo momento? Le modifiche che sono state introdotte o la semplificazione che è stata introdotta, oppure abbiamo la sensazione che siano state velocizzate, e però poi il reclutamento, domanda, servirà a reclutare persone per poi essere utilizzate, formate prima e poi essere utilizzate adeguatamente dopo, oppure questo reclutamento riguarda solo la parentesi, diciamo così, del PNRR e non si va verso un'idea di reclutamento in termini più di attività ordinaria, cioè fuori dall'emergenza, perché quando passerà l'emergenza, e speriamo prima possibile, non possiamo utilizzare diciamo norme emergenziali che cadranno automaticamente, la prima cosa. La seconda cosa già l'abbiamo visto quando, con l'applicazione del lavoro agile, o quello che chiamano smart working. Il lavoro agile, beh, è evidente che abbiamo affrontato anche questo aspetto in modo stranissimo, e in qualche modo c'è stata una reazione positiva del personale, delle burocrazie nell'utilizzare sistemi mezzo e mezzo, mezzo digitali, mezzo analogici, eccetera, per venire incontro alle esigenze dei cittadini in un periodo fortemente emergenziale. Però detto questo, siccome non ci auguriamo di stare in un'emergenza sempre di questo tipo e ci auguriamo di uscirne fuori, forse sarebbe opportuno di apprendere una lezione e cominciare a pensare che si può lavorare anche in modalità agile, non più stando sempre in ufficio, ma lavorando in modalità diversa, che io dico telelavoro, oppure quello che si diceva prima, formare le persone in modo tale che possono lavorare con metodologie e modelli innovativi, e ovviamente personale che è in grado anche di affrontare problemi di semplificazione locale, cioè di affrontare le criticità delle procedure localmente evidenziate. Ecco, il reclutamento secondo lei si può migliorare, oppure è un'attività che è legata solo al fatto emergenziale odierno? Ma allora, intanto diciamo questo: le principali novità sul reclutamento sono gioco forza legate al tema del PNRR. In questo momento qui le norme più recenti che sono state emanate, ascoltando le richieste dell'ANCI, quindi siamo grati ovviamente al governo per come ha operato, vanno nella direzione di dire almeno per favore allentateci una serie di situazioni molto difficili per noi per quanto riguarda il PNRR. Per cui
Per esempio, si può assumere una persona a tempo determinato per fare un certo lavoro legato ad un certo progetto, diciamo, del PNRR, in deroga ai limiti di spesa del personale a tempo determinato. Pochi lo sanno, ma noi non possiamo prendere a tempo determinato coloro che noi riteniamo utili. Faccio un esempio pratico: se in un asilo nido, se tre educatrici vanno in maternità, evidenza che capita molto frequentemente, io a Belluno non le posso sostituire tutte e tre, ne posso sostituire due. Perché? Perché c'è un limite di spesa calcolato con un parametro folle del 2009 che me lo impedisce. Quindi è una cosa molto difficile questa. Allora, su questo abbiamo ottenuto finalmente dei superamenti, almeno temporanei, di questi limiti di spesa, e questo sicuramente ci aiuta molto. Però rimane, uno, il tema ovviamente poi della procedura di reclutamento vera e propria. Questa deve essere una procedura estremamente più rapida, e oggi non siamo sicuri di quanto lo sia, perché ci sono degli esperti che vengono selezionati, no, dalle varie regioni, eccetera, eccetera. Noi che abbiamo la possibilità di effettuare un reclutamento, ma in questo caso diciamo utilizziamo più o meno procedure di carattere ordinario, quindi insomma ci sono dei tempi anche lunghi, e quindi diciamo non siamo così sicuri che questo possa produrre degli effetti importanti. E qui apro una parentesi: per quanto riguarda il reclutamento legato proprio in modo specifico al PNRR, tutti i famosi esperti che dovremmo prendere, e su questo le do completamente ragione, professore, i tempi di addestramento per fare una rendicontazione di livello europeo sono, lei è ottimista e dice 6 mesi, probabilmente anche di più, ma insomma no, quindi ma 6 mesi proprio assolutamente, uno molto bravo forse in 6 mesi ce la fa, insomma, però è molto difficile. Però detto questo, questi esperti, se noi facciamo delle selezioni per andare a prendere queste persone, dove li prendiamo? Alla fine li prendiamo dalle stesse amministrazioni. Cioè, il giro, questo è il grande rischio di aver chiuso, tra virgolette, la pubblica amministrazione agli ingressi dall'esterno per tanti anni, è rappresentato dal fatto che noi abbiamo perso una serie di professionalità e competenze che oggi sono già all'interno della struttura o comunale o regionale o statale, ma sappiamo che gli statali e i regionali non verranno mai nei comuni perché sono pagati meno, e quindi purtroppo, diciamoci le cose come stanno, non è possibile farlo. Ci sono oggi dei benefit extra che si fanno apposta dal PNRR, però non siamo competitivi sul mercato, e quindi il grande rischio nostro, noi ogni volta che vediamo un avviso che dice selezioniamo degli esperti in opere pubbliche perché dobbiamo fare il PNRR, noi regolarmente abbiamo il terrore, perché dicono: oh mamma mia, adesso i miei 3-4 no, 3-4 ingegneri più bravi del comune, vedrai che questi fanno domanda e io li perdo per strada. Quindi c'è un problema di fatto. Allora, mettiamola così: con il PNRR abbiamo oggi una serie di allentamenti, no, della morsa che abbiamo avuto in questi anni qua, che ci consente qualche margine operativo in più, però devono essere, cioè sono reclutamento di figure strettamente legate proprio all'attuazione del PNRR. Io devo dimostrare che lavora solo a questo, è abbastanza complicato, però insomma ci sono delle aperture molto importanti. Non sappiamo con certezza se avremo il personale sufficiente per fare questo, perché rischiamo di scambiarci tra di noi dipendenti che già esistono, questo va detto. Terzo, c'è comunque il limite della spesa, nel senso che abbiamo eliminato i limiti di legge della spesa. Oggi abbiamo pochi soldi rispetto a prima, soprattutto di parte corrente, e non è detto che abbiamo le risorse da investire per assumere una persona in più per fare un certo tipo di progetto. Lo dico perché questo sta avvenendo nella maggior parte dei comuni italiani, anche nel mio. Per questo, io, se domani mi dicono prendi chi vuoi e reclutali, puoi reclutare come vuoi anche al telefono, sì, io non avrei i soldi per pagare uno stipendio in più. Quindi questo diventa un problema. Ma poi c'è la parte, diciamo, successiva, che è quella ovviamente di una strutturalità, di una capacità di reclutamento, esatto, più seria. E questo è il tema veramente, il tema grosso. L'impressione che ho io, ed è una mia impressione a livello personale, è che forse il tema del PNRR ci ha consentito di sfondare, mettiamo così, una porta, no? La porta della... Che fino adesso ci ha tenuti fuori dalla possibilità di ottenere personale adeguato, eccetera, perché ci si è resi conto, probabilmente ad altri livelli, che i comuni in questo modo stavano implodendo e che i comuni non sarebbero stati in grado di aiutare lo Stato a centrare gli obiettivi del PNRR, perché se non ce la fanno i comuni, lo Stato non ce la fa, parliamoci chiaro. Qui si parla, certo, di investire un centinaio di miliardi nei attraverso i comuni, e quindi 80-100 miliardi, quindi è molto importante. Allora, forse siamo adesso sulla strada giusta. Io vedo alcune novità che ci sono anche dalla funzione pubblica, che ci stanno instradando verso procedure un po' più moderne di reclutamento,
verso un abbattimento dei vecchi limiti di una volta, e quindi c'è una maggiore disponibilità. Questo, di questo dobbiamo assolutamente dare atto. Troviamo qualche rigidità ancora nel MEF, nel Ministero dell'Economia e Finanze, che comunque per qualunque riforma si voglia fare, poi arriva e dice no, però fermi tutti, cerchiamo di non farlo perché questo non dobbiamo toccare niente. Allora hanno un po' questa tendenza, capisco, a fare il loro lavoro, a non toccare nulla perché questo comunque incide sulle tasche, però credo che si sia aperta una stagione in cui si può ragionare anche su modalità diverse, e io credo che ci sia, qua la butto là, è una mia... è una cosa che ho proposto varie volte, anche l'ANCI qualche volta l'ha rilanciata, insomma, ma se vogliamo veramente modernizzare le nostre strutture comunali, ci sarebbe una rivoluzione che si può fare a costo zero, e cioè quella di dire che ne so, dal prossimo anno tutti i nuovi dirigenti, non dico quelli vecchi, ma i nuovi dirigenti vengano assunti esclusivamente col sistema del 110, cioè l'assunzione a tempo determinato. Questo creerebbe ovviamente un rafforzamento del legame della visione politica e della parte gestionale, no? Nell'attuazione delle linee politiche, ma soprattutto motiverebbe tutte quelle centinaia di migliaia di persone che hanno i requisiti per fare il dirigente, ma che tanto dicono non diventerò mai dirigente perché il mio dirigente va in pensione fra 23 anni, quindi non lo potrò fare mai, e invece da domani scoprono che un dirigente sarà lì 2-3 anni e poi ci sarà di nuovo la loro occasione. Quindi, però si è aperta una stagione, secondo me, anche con lo Stato, in cui si può cominciare a discutere di questioni che fino all'altro giorno non erano assolutamente e minimamente affrontabili. Quindi, insomma, io sono abbastanza positivo. E sulla questione del lavoro agile, credo lavoro agile e telelavoro, due cose diverse, ma che poi alla fine in qualche maniera vanno sullo stesso solco. Credo che l'esperienza che abbiamo fatto con il Covid abbia aperto uno scenario completamente nuovo, assolutamente, e credo che la grande sfida per farle diventare questa un'opportunità da sfruttare, credo che sia lo sforzo che dobbiamo fare tutti, perché non abbiamo ancora una risposta, nella modalità e nella proceduralizzazione, nella misurazione della prestazione del dipendente. Questa è la grande sfida. Cioè, io ho visto perfettamente che alcuni dipendenti hanno reso meglio di prima, no, in termini di prestazione. Forse qualcun altro meno, ma questa oggi non può che essere la mia opinione personale da sindaco che osservava alcuni dipendenti che lavoravano. Non ho un dato empirico, no? Non ho una dimostrazione empirica di quello che sto dicendo. Io credo che questa sia la grande sfida, sia questa, perché ci sono un sacco di persone che secondo me con lo smart working possono essere aiutate a conciliare tempi di vita e di lavoro e potrebbero produrre molto di più, però non possiamo fare in modo che vengano azzoppati come al solito da quelli che in verità usano lo smart working magari per lavorare meno. Diciamo, no? Ed è un classico, no? L'autovelox lo mettono perché c'è qualcun altro che corre e poi regolarmente magari uno se lo prende per un chilometro orario in più, ma l'hanno messo per quelli che vanno a 160. È un classico, se vogliamo, italiano, ma anche di ogni società. Grazie sindaco, grazie. Noi chiudiamo qui il nostro incontro. La ringrazio per la sua chiarezza e per la concretezza delle cose che ha detto. Coloro che ci seguono ci fanno poi notare queste peculiarità degli intervistati, chiarezza, concretezza, operatività, eccetera. Devo dire che abbiamo avuto un livello di intervistati molto alto, soprattutto per la chiarezza e per la concretezza delle cose che hanno detto. Quindi lei fa parte di questo gruppo e la ringrazio molto. Sicuramente, se lei è d'accordo, più in là possiamo rifare il punto della situazione, perché stiamo appena adesso partendo con il PNRR e con tutti quei processi che noi chiamiamo trasformazione digitale, ma poi in fin dei conti sono anche trasformazione organizzativa, trasformazione dei servizi, eccetera. Quindi la ringrazio molto, le auguro un buon pomeriggio, una buona giornata e a presto, grazie. Grazie mille dei vostri feedback e grazie di questa giornata. Buona giornata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.